Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Bentornati da Valerio Masia. È dedicato allo zar Alessandro III, uno dei nuovi sottomarini nucleari di ultima generazione appena varati dal presidente russo Putin nel cantiere navale di Svemash, nel nord del paese. Come spiegano dal Cremlino, l'iniziativa di intitolare il battello all'imperatore Alessandro III è stata dello stesso Putin. È stato lui ad esprimere questa idea nel 2014 durante un incontro culturale a Yalta. Per l'occasione è stata infatti restaurata la bandiera dell'ultima nave della Marina Imperiale Russa, chiamata proprio Imperatore Alessandro III. Altri 3 sottomarini nucleari sono in costruzione, faranno parte della triade nucleare russa che comprende anche missili nucleari terrestri e bombardieri strategici ad armamento nucleare e presto, annunciano dal Ministero della Difesa russo, entreranno in funzione nell'Oceano Pacifico per rafforzare la marina della Federazione Russa. Si tratta del primo di una serie di investimenti destinati alla difesa. Le parole di Putin nel corso del varo dei 2 sommergibili. La Russia potenzierà la sua forza navale nelle aree strategiche più importanti degli oceani. Implementeremo sicuramente tutti i nostri piani per la costruzione della flotta navale. Rafforzeremo la prontezza di combattimento della Marina russa e la nostra potenza navale nell'Artico, nell'Estremo Oriente, nel Mar Nero, nel Mar Baltico e nel Mar Caspio, le aree strategiche più importanti dell'Oceano Mondiale. La visita di Putin al cantiere, l'unico in Russia che costruisce sottomarini a propulsione nucleare, secondo gli analisti è volta a mettere in mostra la potenza nucleare del paese sullo sfondo della guerra in Ucraina. Un viaggio questo nella regione nord-occidentale di Arkhangelsk che arriva dopo le sue parole sull'intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni per ottenere un altro mandato presidenziale di 6 anni. Ma torniamo ai 2 sommergibili. Uno, come detto, si chiama Imperatore Alessandro III. È il 7° sottomarino a propulsione atomica a entrare in servizio della nuova classe Borei, che tradotto significa vento artico. La prima nuova generazione lanciata dai tempi della Guerra Fredda. Ognuno di questi sottomarini è armato con 16 missili balistici intercontinentali Bulava a testata nucleare. I sottomarini di classe Borei hanno un livello di rumore notevolmente inferiore ai loro predecessori, che li rende più difficili da individuare da parte del nemico. Sono dotati di moderni sistemi di navigazione e ingegneria radio, di armi idroacustiche, oltre ad avere elevate caratteristiche di manovrabilità e invisibilità acustica. Il secondo sottomarino si chiama invece Krasnoyarsk, prende il nome da una città della Russia siberiana centrale. È un sottomarino a propulsione nucleare del nuovo tipo Yasen, è armato con missili da crociera e siluri, è progettato per dare la caccia ai sottomarini nemici ed è anche in grado di attaccare obiettivi a terra. Putin ha dichiarato che sono in costruzione altri 5 sottomarini di questa classe. Non sono stati forniti dettagli sui costi di ogni nuovo sottomarino nucleare in fase di realizzazione. Mosca di recente ha approvato il bilancio 2024 con una quota record di risorse destinate alla difesa e alle forze armate, ben il 40% circa della spesa totale. Notizie dall'Ucraina, un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.